Bentornati a tutti in seconda parte di Focus Certificate. Allora, come promesso, abbiamo in collegamento il nostro amico Alessandro Aldrovandi, trader ormai di lunga data, che saluto. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Alessandro, quest'oggi non ti abbiamo in videoconferenza e perciò dalla tua mimica facciale non riusciremo a capire le tue previsioni, perciò ti chiedo di essere molto semplice e insomma esplicativo della tua strategia. Qual è oggi? Beh, se potessi vedermi sono molto sorridente, è evidente che i mercati azionari siano tutti impostati a rialzo e che questa direzionalità di fondo possa, credo, durare anche nel medio-lungo termine. Credo che sarà un 2013 piuttosto profittevole e felice da questo punto di vista, anche se nel breve e brevissimo termine comunque la situazione va valutata caso per caso. Sì. Senza dubbio il mercato italiano, quello che ci fa più contenti e felici, è quello che in questo momento è il più reattivo, è il più forte di tutti rispetto a tutti gli altri mercati, soprattutto nelle ultime settimane. Il rally è partito un po' tardi, forse a metà dicembre, ma al momento non si è ancora mai fermato. Avevamo previsto che ci sarebbe stato un rally natalizio, così è stato prima di Natale, durante il periodo di Natale, anche in queste prime sedute del 2013. È stato raggiunto il livello 17.000, per fortuna, è stato ampiamente superato. Ora però siamo arrivati al cospetto di resistenze importanti, area 17.400, 17.500, qui un momento di riflessione, una pausa, un piccolo ritracciamento, un pullback probabilmente è necessario. Ora entrare sul mercato dal punto di vista operativo potrebbe essere un po' eccessivamente rischioso, magari aspettare prossime sedute o la prossima settimana o le prossime due. Solitamente nel corso degli anni le prime giornate dell'anno, quando sono state molto positive, poi hanno avuto un proseguo del mese di gennaio con grosso ritracciamento, configurazione a V, quindi magari possiamo aspettare le prossime settimane, entro la fine del mese, per rientrare sul mercato o cogliere l'opportunità di entrare, perché non l'ho ancora fatto. Credo che il supporto comunque sia 16.800, 16.500, quindi ci sono ancora 700-800 punti in cui il mercato può scendere, tutte buone occasioni di acquisto. Va bene, sul cotè americano è cambiato qualcosa rispetto alle scorse, allo scorso outlook, oppure no? Sul mercato americano anche lì sono piuttosto positivo, la situazione è molto diversa rispetto a quella europea. Diciamo che se adesso noi Italia o Europa abbiamo raggiunto le resistenze superate e in un certo senso ci siamo un po' mangiate le dita se qualcuno non ha avuto il coraggio di scommettere prima, in realtà sul mercato americano c'è ancora opportunità di entrare sul mercato. Diciamo che l'area 1465-1470 adesso è un triplo massimo, fondamentalmente un triplo massimo, perché le quotazioni attuali sono sui massimi esattamente uguali a quelli che si sono realizzate nel settembre e nell'ottobre del 2012, qualche mese fa, quindi siamo su un triplo massimo, siamo su una resistenza importante. Adesso è difficile che questo triplo massimo faccia rimbalzare il mercato lì in giù ancora per l'ennesima volta, molto probabilmente verrà rotta a rialzo per andare a raggiungere il 1500-1520, quindi come vedete sono piuttosto positivo. Certo che non è una cosa che dovrebbe avvenire questo mese o nelle prossime sedute, credo che medio periodo. Credo che il mercato americano avrà una settimana o due ancora di, o mesetto insomma, di lateralità, che corrisponde poi a una fase di accumulazione per andare finalmente a violare a rialzo definitivamente questo 1.470, 1.475 e poi andare oltre 1.500, però non è ancora pronto. Senti Alessandro, io ho avuto modo di parlare con alcuni analisti che però mi segnalavano il fatto che su molti mercati ci fosse un ipercomprato. Non so se i tuoi indicatori, quali possono essere il MACD o l'RSI, testimoniano questo oppure smentiscono. No, sono tutti, sono assolutamente tutti in ipercomprato, in fase alta, sono tutti molto tirati, ma d'altro canto se guardiamo però il passato sono stati anche per tanto tempo in ipervenduto, quindi voglio dire il trend is your friend, adesso il trend è rialzista e non mi preoccuperei di questa sopravvalutazione, sono alti e possono rimanere alti, nessun problema. Allora, grazie mille per... Perché mi permetto di aggiungere, certo, questi tipi di indicatori MACD o RSI che tu mi hai citato, a mio parere ormai da qualche anno hanno un'efficacia funzionale molto molto inferiore rispetto a una decina di anni fa e fanno parte un po' di un'analisi tecnica un po' vecchia, se mi posso permettere, e funzionano molto meno. Perché?
Statisticamente è così. È solo una questione prettamente statistica. Allora, non lo metto in dubbio. Senti, grazie mille Alessandro per averci dato la tua view operativa sui mercati. Come sempre un piacere. Alla prossima, Alessandro. Grazie, grazie a voi. Buongiorno, buon trading a tutti.